un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Ancora una volta abbiamo una prova provante del fatto che questo governo sta completamente tradendo le sue promesse, rivelandosi né più né meno che la continuazione peggiorativa del precedente governo di Mario Draghi. Questa è una tesi su cui abbiamo insistito ad abundanziam, la ripeteremo ad nauseam. È un governo che continua sulla stessa linea del più Europa, più NATO, più mercati. E così via, e quindi è divenuto esattamente l'opposto di ciò che diceva di essere. Ha tradito tutte le proprie premesse e promesse per divenire un fortilizio del neoliberismo e dell'atlantismo imperiale. E allora, per darsi un tono di giustificabilità nel proprio agire, si inventa di volta in volta delle goffe questioni come la sovranità alimentare, ricorderete, dopo che hanno tradito ogni sovranità possibile, si inventano la questione della sovranità alimentare, dove tra l'altro per garantire la sovranità alimentare è duopo avere anche la sovranità economica, politica e quant'altro. E ora si sono inventati anche la riforma del codice della strada, un altro esempio da manuale di come si inventino problemi fittizi per non affrontare quelli reali, perché il codice della strada così com'era mi pare che svolgesse già bene le sue funzioni fondamentali. E adesso si sono inventati un inasprimento del codice della strada, soprattutto contro chi beve. Intendiamoci, giustissimo punire chi beve, mi pare che già il codice della strada lo facesse, chi beve guida in stato d'ebbrezza, ovviamente, e altre cose di questo tipo. Qual è dunque la ratio? No, giusto punire chi beve e si mette al volante, ci mancherebbe, ma perché questo inasprimento improvviso? Perché evidentemente questo governo deve far vedere che ha il pugno duro, che riesce a introdurre norme disciplinari in questioni in cui in realtà c'erano già le norme, e mi sembravano anche norme abbastanza severe e giuste tutto sommato, però dato che su tutte le questioni dirimenti, geopolitica, economia, politica internazionale, stanno collezionando la collezione completa delle figurine pessime, adesso per darsi un tono si inventano questioni di secondo ordine per legittimarsi, e quindi dalla sovranità alimentare al liceo del Made in Italy, un'altra solenne idiozia partorita recentemente da questo governo, fino ad arrivare appunto alla riforma del codice della strada, che in realtà introduce alcune cose che confermano quanto già c'era e non cambiano poi nell'essenziale. Un codice della strada che tutto sommato era buono così com'era, e che in qualche modo più che altro si trattava di far rispettare. Di per sé era ottimo, bisognava farlo rispettare magari con più controlli e quant'altro. Però ecco, siamo alle solite, un diversivo, un distrattore per spostare l'attenzione rispetto alla miseria quotidiana di questo governo ogni giorno più risibile.